Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo. Quest'oggi andiamo a vedere qualcosa di abbastanza diverso dal solito. In particolare vi voglio far vedere, parlando, iniziamo questa, diciamo, piccola miniserie chiaramente con i poster boy dell'universo di Warhammer 40.000, e quindi parliamo di Space Marine. Andiamo a vedere tre combinazioni, tre combo, se così lo vogliamo chiamare, di modelli, personaggi, regole e stratagemmi via via più interessanti, e insieme vanno a interagire in maniera più o meno forte, in modo da avere degli In realtà dei potenziamenti sul campo di battaglia, in modo da sovrapporre le abilità tale per cui riusciamo ad avere dei vantaggi complessivi. Attenzione, siccome non siamo ancora arrivati alla data d'uscita dei punteggi delle singole unità, chiaramente non faccio un discorso di punteggi di efficienza, ma più un fatto di interazione. Probabilmente anche successivamente non faremo particolare caso al costo in punti, all'efficienza sul campo di battaglia, ma più al un esercizio, diciamo, di interazione fra i vari pezzi a disposizione degli eserciti. Per la nostra top 3 di oggi partiamo dalla versione più semplice di quello che vi sto dicendo. Partiamo da un cappellano in armatura Terminator. La sua litania dell'odio ci permette, fin tanto che guidiamo un'unità, di dare un più uno ai tiri per ferire da mischia, e oltretutto diamo all'unità a cui ci aggreghiamo, un insensibile al dolore al 4 più contro le ferite mortali. Questa è una combinazione abbastanza semplicistica, abbastanza diretta, però è utile rimarcare anche per i giocatori che magari sono di nuova acquisizione, che si sono appena affacciati a questo gioco, per far capire in grosso modo come funzionano queste interazioni. Possiamo banalmente collegare, aggregare il personaggio, il cappellano in armatura Terminator, a una squadra assalto Terminator, e andare a sfruttare un test per i traumi quando l'unità carica, e sfruttare eventualmente il più uno a ferire del cappellano, in modo da migliorare la capacità di far danno, eventualmente dei martelli tuono, giustamente anche dei doppi artigli fulmine, nei confronti delle unità del nemico, se vogliamo migliorare la nostra capacità laddove ci troviamo contro, rispetto al valore dei martelli tuono, che è, diciamo, la condizione più classica. Magari ci troviamo contro un R5, un R6, un R7 che feriremo solo al 3. Con l'abilità del cappellano andiamo a ferire invece al 2 anche in quel caso. Alla stessa maniera possiamo banalmente prendere i Terminator. In questo caso andiamo a sommare al più uno a ferire in corpo a corpo l'eventuale più uno a colpire, e la possibilità di negare tutti i malus all'abilità balistica o all'abilità in combattimento dei tiri per colpire degli attacchi effettuati dalla squadra. E qui giustamente siamo su una combinazione di pezzi e interazioni abbastanza semplice, abbastanza diretta, ok? Decisamente non male, comunque sempre efficace. Passiamo alla seconda combo, alla seconda interazione, una che a me personalmente piace moltissimo. Abbiamo il Dreadnought Brutalis, che quando carica, eventualmente tirando D6, fa un certo quantitativo di ferite mortali alle unità del nemico. Con risultato 2-3 gli infliggiamo di 3 mortali, con 4-5 3 ferite mortali. Se riusciamo a fare addirittura 6, possiamo portargli un totale di D3 più 3 ferite mortali, non male. Cosa
che possiamo andare a sommare questa volta invece a uno stratagemma base che trovate sul regolamento base, lo stratagemma travolgimento, che ci permette con unità veicolo di tirare un numero di dadi di D6 pari alla caratteristica forza dell'arma dell'arma da corpo a corpo del veicolo. Se la caratteristica forza è superiore alla caratteristica resistenza dell'unità nemica, e in questo caso è anche abbastanza facile, tiriamo 2d6 addizionali, abbastanza facile perché prendendo ad esempio l'artiglio Brutalis e avendo forza 12 andiamo a tirare un complessivo di o 12 d6 o 12 più 2d6, 14 d6, non è male. Per ogni 5 o più, fino a un massimo di 6 ferite mortali, possiamo infliggere una ferita mortale per ogni risultato buono, per ogni 5 o più che riusciamo a mettere a segno. Questo si può sfruttare, ad esempio, se vogliamo caricare un'unità abbastanza corazzata e vicino, magari abbiamo un'unità meno corazzata, eventualmente possiamo sfruttare l'abilità di carica più lo stratagemma di travolgimento sull'unità più leggera, perché visto che facciamo tutta una serie di ferite mortali, andiamo magari a decimare quella squadra, eventualmente con caratteristica ferite 1 in questa maniera, per poi portare gli attacchi più pesanti eventualmente sull'unità, più blindata o con più ferite a disposizione. E questa anche è molto simpatica, un po' più complessa nelle intenzioni, ma sempre abbastanza diretta, abbastanza efficace. Abbiamo poi una vera e propria combo di quelle lì con il botto e il rinculo, come direbbe qualcuno. In particolare parliamo degli Hellblaster, ok? Unità che ha una particolare abilità che poi andremo a spiegare, perché è la seconda parte della combo di questa combinazione, a cui eventualmente possiamo aggregare, perché no, eventualmente un apotecario, proprio perché questi modelli tendenzialmente sovraccaricando hanno delle armi pericolose, tendenzialmente possono morire. L'apotecario invece nella sua comando può riportare in vita un modello distrutto dell'unità. Dicevamo, questa unità di Hellblaster ha queste armi, e poi vi ripeto, queste sono tutte combinazioni al netto del funzionamento proprio dell'efficienza in sé, ha delle armi pericolose che se vogliamo utilizzare al pieno potenziale potrebbero eventualmente ucciderci i modelli, ok? Nel caso ci uccidiamo da soli i modelli, in realtà per questa specifica unità interviene la regola per il capitolo. Laddove un modello viene distrutto al 3 o più prima di rimuoverlo dal gioco, possiamo fare fuoco e quindi possiamo sparare, eventualmente perdere un modello per pericoloso e al 3 o più risparare con quel modello, ok? Che già di per sé ci permette un radio di fuoco tendenzialmente maggiore del punteggio che eventualmente stiamo pagando per questa unità. Se tutta questa unità la andiamo poi a mettere su un interessantissimo veicolo trasporto che probabilmente rivedrà buon gioco in questa edizione, ovvero l'Impulsor, essendo un veicolo da trasporto con pedana di tiro 6, possiamo sparare sostanzialmente con l'intera unità a disposizione. Conoscendo il fatto che le armi utilizzate con la regola pedana di tiro vengono utilizzate come se fossero armi del veicolo vero e proprio, in quel caso, laddove noi utilizziamo questi Hellblaster per far fuoco sul nemico, e laddove anche qui cerchiamo di sovraccaricare gli inceneritori plasma per cercare di fare più danno possibile, a quel punto, siccome l'arma conta montata sul veicolo, i danni eventualmente se li becca l'impulsor. Addirittura nella condizione più esagerata di questa combinazione, pensate come interagiscono questi pezzi,
se noi sovraccarichiamo queste armi, creiamo abbastanza danni al veicolo da trasporto, tale per cui a forza di ferite mortali viene distrutto, possiamo poi sbarcare con quest'unità e eventualmente, siccome non è stata questa unità a sparare, ma il veicolo di fatto, possiamo poi fare una fase di fuoco con la squadra di Hellblaster, sfruttare eventualmente la regola per il capitolo e eventualmente, se rimane qualcosa dopo tutto questo casino che abbiamo fatto con questa tempesta di plasma, riportare in vita alcuni dei modelli morti con la regola distrutto. E questa è quella, diciamo, un po' più complessa, un po' più articolata come combinazione. Spero che questa miniserie vi piaccia. Se avete dubbi, scrivetemi sotto nei commenti. Se avete altre combinazioni interessanti, altre iterazioni interessanti fra i pezzi, chiaramente non vi limitate dallo scriverle nei commenti di questo come degli altri video di questa miniserie che parte quest'oggi. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao ciao a tutti quanti e grazie per l'ascolto.